Abbiamo Lucio Parrillo, forse il suo nome non vi dirà nulla. Buongiorno Lucio. Ciao Albertino, ciao. Avvicinati un po' al microfono, carissimo Lucio, e benvenuto alla Radio. Grazie, grazie, ciao. Allora, Lucio è qui in occasione di questa giornata che è la giornata nazionale del fumetto, il Comics Day, che si terrà il 21 maggio in tutta Italia. Yes. È sbagliato dire solo a Lucca, cioè da Lucca parte l'iniziativa, la manifestazione, però ci sono tanti eventi in tutta Italia. Sì, 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 sì. Una bellissima manifestazione per sensibilizzare un po' l'Italia al discorso dell'arte del fumetto. E non ho fatto una premessa importante: chi è Lucio Parrillo? Lucio Parrillo è un illustratore molto giovane all'apparenza, forse perché la sua passione per il surf lo mantiene così giovane, però in realtà ha i suoi 35 anni e è uno dei più grandi illustratori al mondo. Posso dirlo? Del mio quartiere, sì, magari. Del tuo quartiere, sì. Beh, no, sono molto orgoglioso di poter avere te qui vicino a me, perché tu hai esportato un po' la tua arte, perché sì. Stai lavorando anche con la Marvel, insomma, disegni supereroi. Come sei arrivato a riuscire a disegnare i supereroi della Marvel? Cioè, e guarda, lì è stato un percorso abbastanza difficile, perché ho iniziato tanti anni fa, veramente con la valigia di cartone quasi. Sono partito, sono andato. Va bene questa base? Sì, bellissima. Così ti senti un po' più a tuo agio. Niente, sono andato a New York e ho fatto tanti viaggi, per la verità. Proprio sono andato lì a bussare porta per porta a mostrare il mio book. Uh-huh. E dopo tante porte in faccia, alla fine, insomma, pian piano ho iniziato a fare qualcosina di concreto, sul serio. Poi da lì, insomma, crescendo pian piano, anche tecnicamente, sono andato anche a migliorare. Questo è accaduto quanti anni fa? Un bel po' di anni fa, più di 10 anni fa. Facciamo qualche nome, tanto per colpire l'ascoltatore che non conosce questo mondo, di alcuni tuoi disegni. Sì, guarda, allora, ultimamente ho fatto una storia con Hulk, l'incredibile Hulk contro Silver Surfer, e anzi contro anche i Fantastici 4 e tutti gli altri, perché in effetti è una storia bellissima, dove lui combatte contro tutti gli altri supereroi della Terra. E dovrebbe uscire tra poco qui in Italia. Tra l'altro io prima, quando l'ho conosciuto, ho chiesto a Lucio: sai che il mio sogno è di avere un'illustrazione dove c'è la mia faccia e il corpo di Iron Man. La stiamo facendo. Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Grazie. No, dicevo, prima mi hai fatto vedere un'illustrazione di un supereroe e mi hai detto: questa è un'evoluzione. Io ti ho detto: questo è un remix, usando un po' dei termini legati alla musica. Sì, sì, no, vabbè, era una versione di Spider-Man nuova. Ah, ecco, Spider-Man. Sì, era Spider-Man. Non niente, avevo fatto questa versione qui, cioè, non l'ho creata io ovviamente, c'è chi crea apposta, diciamo, i costumi direttamente dalla casa madre, diciamo. No niente, avevo fatto delle tavole così con questa versione nuova. E loro ti hanno chiesto di fare un nuovo Spider-Man? Sì, erano veramente quelle che hai visto tu, erano proprio delle tavole di prova dove stavo un pochettino sperimentando la mia tecnica con i Perché vogliono cambiare il vestito a Spider-Man? Questa è una notizia. No, in realtà loro fanno delle storie alternative a volte. Uh-huh. E questa era una di queste storie alternative dove lui ha un costume nuovo. Sì. Sì, vabbè, ogni tanto variano un pochettino, anche si inventano cose nuove. Certo. Come anche Hulk, quello che ho fatto io, in effetti Hulk ha una corazza, arriva da un pianeta dove era stato scacciato, tutte queste storie qua. E questo è un'idea tua o ti hanno dato l'input loro? Questa di Hulk? Sì. No, questa c'è proprio lo scrittore che sta facendo proprio una serie che si chiama What If, World War Hulk, dove praticamente ci sono queste storie alternative dove Hulk combatte contro Silver Surfer, per esempio, che normalmente, insomma, non si potrebbero neanche incontrare, no, in teoria, cioè, seguendo la logica, però è bello anche che ci siano questi crossover. Ti faccio due o tre domande proprio da così, da profano, insomma. Come si diventa così bravi? Come si fa per affinare anche la tecnica? Esistono delle scuole poi? Sì, sì, certo. Guarda, per quello che mi riguarda, io ho tanto sudore e tanti occhi rossi, perché ho sempre disegnato e dipinto, diciamo, fino alle 4 del mattino per poter migliorare, quindi ci vuole tanta fatica e tanta buona volontà. E questo è quello che riguarda me, perché, diciamo, ho fatto quasi tutto da autodidatta. Poi ho avuto mio padre, che è un pittore e scultore, quindi mi ha aiutato tantissimo. E poi ci sono le scuole, come la Scuola Internazionale di Comics, nella quale insegno, che preparano i ragazzi. Dove si trova? In tutta Italia, perché ci sono una serie a Roma, Firenze, Iesi, Torino. Quelli che si iscrivono a questa scuola devono avere già delle basi, devono avere già delle attitudini. Non o necessariamente. Puoi partire da zero? No, proprio da zero di solito non viene nessuno, non si iscrive nessuno partendo proprio da zero, perché vengono quelli che sono portati, che hanno già fatto delle cose. Sì. Dove sarai tu il giorno 21, il giorno nazionale del fumetto in Italia, Comics Day? Sì, io per il Comics Day sono alla Scuola Internazionale di Comics a Torino a fare un workshop con Spider-Man.
Non so se viene, mi ha telefonato ieri e ha detto che mi deve far sapere. Con i Fantastici 4. Sì. Oppure vengo io vestito magari, da Iron Man. Magari. Allora, noi abbiamo finito il tempo, purtroppo. Ringraziamo Lucio, è stato molto bello conoscerti e vedere i tuoi lavori. Andate sul sito di lucioparrillo.com. Yes, perfetto. Ci sono delle cose che vi stupiranno, incredibile, di una bravura pazzesca. Grazie Lucio. Grazie a voi ragazzi, siete dei grandi, è stato un piacere essere qua. Grazie, bello sapere che Lucio dipinge ascoltando Radio DJ. No, posso dire un'ultima cosa? Prego. No, il bello è che io sono passato la mia vita a disegnare sentendo Radio DJ da casa, e adesso essere qua mi fa strano perché a casa non c'è nessuno, quindi c'è la mia scriveria sola soletta. Quindi... Complimenti ancora, grazie. Dove? Hai visto come schiaccio i tasti come tu dipingi?